Ciao ragazzi! E Ciao ragazzi, siamo tornati, siamo siamo pronti avanti! ad affrontare questo boss fantastico. Che devo dire una cosa, aspetta, prima di buttarti dentro, è uno dei più belli Sì, graficamente. è bello, un bel boss, è anche difficile. La cosa triste è che non abbiamo neanche l'allenamento, però fa lo stesso. Vabbè, Prima o poi proviamo! lo troveremo. Eccola lì, tu la vedi così piccolina, dici, vabbè, chi sarà mai questa piccioncina piccolina? Ma non gli fai niente finché è sotto, no? No, no, quello colpisce, ma niente di che. Infatti non gli hai fatto assolutamente niente. Allora, qua il segreto era stare attenti assolutamente alla sua coda. Ecco, che noi cerchiamo prontamente di tagliare. Oh. Molto bene. Anche se non gli abbiamo fatto un tubo, ma no, sì. Qua è pericolosissimo, dobbiamo riuscire a saltarli via. Rotolando avanti e indietro. Perché lo scudo non para niente, infatti, dobbiamo solo quando puoi. Bevi. No, dagli le mazzate quando c'ha sotto questo. Quando c'ha sotto quelli bisogna colpirglieli. La cosa più difficile è quando lei va sottoterra. Ma potevi anche bere intanto che... No, quando va sottoterra io bevo. Ah sì? Sì. Ecco. Mi metto questo. Il segreto è mettersi qua su questa... su questo pezzo. Sì. Perché è l'unico modo che lei quando gli salta su non, non può ti uccide. Rientrare da qui perché qui è duro. Perché sennò in tutti gli altri posti ti fa sempre fuori. Attenzione. Bravissimo. Ok, uno, due le mette giù. Pensavo che deve essere colpito, invece no. Ho fatto io fuori lei. Oh. Ah, adesso ne ho una sola, no? Eh sì. Giustamente. E l'altra, io gliel'ho fatta fuori. Ah, qui c'è un lumino da far derompere. Prima che... Qua, perché qua. Sennò dopo non si riesce più. E non abbiamo mai capito che cos'era. Attenzione, no! Per farle rompere il lumino. L'ha rotto? No. Per farle rompere il lumino. Sì, vedi che siamo proprio dei babà. Faccio, mi è venuto in mente adesso, ma non con la magia non lo rompe, deve dare una mazzata e deve far cadere il ramo. Attenzione, corri là. Bravissimo. Poi voglio proprio vedere che cosa sono, per cosa siamo morti così tante volte. Dov'è? Dai. Ma lei si fa un po' male comunque sì. Quando viene su da qua. Sì, perché c'è il coso, si fa male, perché c'è qualcosa di... Lei esce sotto questo coso quindi la rimbomba e si fa male. Ah. Devi proprio scappare via, in qualche modo. Tu corri, 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 corri come un fulmine quando lei te le tira. Bellissimo, bravissimo. Che li dovrebbe buttare giù adesso, no? Ma appena ne butta giù, cioè, ma ci dobbiamo spezzarla ecco. Qualcuno perché sennò... Eccola qua, uno è morto. Molto bene. Però lei man mano che rimane senza quelle cose lì si arrabbierà tantissimo. Ah certo. Ecco. No. Ma devi prendere lei non o... Non lo so, ma io intanto piglio qualcuno. Beh, l'importante è prendere qualcuno. Un po' più su, ecco. Vuoi mettere la doppia ascia qua, che appena la vedo. Dov'è? Eccola. Attento. No, devi prendere proprio la sua zampetta, secondo me. Sì, vabbè, era una cosa così. Oh, che vuoi fare? Dobbiamo continuare a fare sto giochetto? Va bene, facciamo il giochettino. Ecco. Ma forse... No, lo dico dopo, va?
No. Forse. Forse è meglio non romperglielo l'altro aculeo, perché secondo me senza lei spara molte più magie, senza tutti e due gli aculei. Ah, probabile. Palla fuori. Bellissimo. Allora c'è da dire che a parte quelle due cagate che abbiamo fatto per Sì, per prendere prendere quel il coso. lumino, è stato molto più facile che negli altri. Cioè, Sì, non perché. so se hai notato che in questo ci sembrano molto più difficili dei boss che abbiamo magari fatto Vediamo subito. questo lumino. Fiamma della Hai visto? farfalla. Era una torcia. Una cagata, cioè tutte ste morti inutili. Ma Allora, sì. hai capito cosa stavo dicendo io nel Sì. frattempo? Ah, ecco, attenzione, Attenzione al messaggio, bugiardo più avanti, quindi c'è un messaggio falso più avanti. Cioè, non possono esserci boss cattivi, roba che no, non ci c'è sta uccide. niente, però siccome non mi ricordo se c'è qualche Dovrebbe lumino. esserci un falò, però. Ma non ci sono né pareti illusorie, niente in tutta sta strada lunga. Ma Ecco, i messaggi stanno qua, vedi? Qui pareti illusorie. Più avanti però è un messaggio che c'è la bugia detto, ma non può essere che ci sia una vera illusione qua, illusione più avanti, ancora. lingua richiesta più avanti, Ah, forse c'è. Devi c'è qualche partire con l'anello sempre dei sussurri, forse. Ah, siamo alle porte di Parros, di già. Mamma mia, come mi piace, dobbiamo subito andare a prendere il lumino. Il nostro falò dov'è? sta più avanti. Però c'è l'elefantone lì, me lo ricordavo io. Attento, attenzione, massima attenzione. Però sono dei, insomma, sono dei faccioni mettere questo qua subito dopo un boss, no? Ho capito che è lento, tutto quello che vuoi, però se uno arrivasse un po' sfiancato. Come me. No, noi abbiamo sei fiaschette. Molto molto bene. Cosa ci lascia? L'elmo e la Ah già, ruggine quelle cose pesantissime che si che possono mettere solo loro praticamente. E bisogna stare attenti uno. Perché si perché. cadeva anche, No, ce ne stava un altro, non mi ricordo dove sta. Ma che qua siamo pieni di acqua, no? pietra Pietra prismatica. prismatica. Qua dentro era. Sta qua il falò. Andiamo subito ad accendere il palò, prima cosa. Ok, siamo stati fortissimi e bravissimi. Io direi che siccome abbiamo 33.000 anime, prima di perdere tutto, perché noi curiosiamo in giro come sempre, Esatto, salutiamo. salutiamo tutti, ragazzi, abbiamo fatto il boss e E siamo contenti, siamo dai. contentoni. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.